Ciao a tutti, allora a margine di una interessante conferenza della Social Media Week si è parlato di differenza tra internet della conoscenza e internet delle conoscenze. In estrema sintesi, qual è questa differenza? Internet era visto una decina di anni fa come lo strumento per fare nascere una società delle conoscenze, cioè in cui le conoscenze, le informazioni enciclopediche, i dati erano disponibili, per cui chiunque poteva accedervi, utilizzarle per farsi le sue proprie competenze e poi potessero giocare nel mondo della sua attività, nel mondo professionale, eccetera. Quindi era un'occasione anche di sviluppo economico e sociale. In questi 10 anni, da quando l'idea è stata lanciata, qualcosa è avvenuto. Nei primi 5 anni la rete si è diffusa. Quello che è successo negli ultimi anni è stato invece un trasferimento, diciamo, dall'idea di qualcosa di conoscenza, a usare la rete semplicemente per scambiarsi informazioni, il Twitter o il Facebook soltanto per tenersi in contatto con gli amici, quindi la società delle conoscenze, cioè degli amici. E questo porta anche a uno sconvolgimento di alcuni principi di fondo della rete, tra cui per esempio la net neutrality, che dice che la rete deve essere aperta e indiscriminata per tutti. Possiamo azzardare il fatto che forse, diciamo, la virtù sta nel mezzo, nel senso che internet sia uno strumento per conoscenza, certo, che per conoscenza. Non c'è dubbio, uno non può pensare che la rete sia soltanto un mezzo, un fine alto per la conoscenza con la C maiuscola. Però il problema è evitare che uno dei due modelli di utilizzo abbia il sopravvento sull'altro. Quindi se trasformiamo la rete in un meccanismo tipo la TV o televisione, in cui uno semplicemente deve pagare degli abbonamenti per avere dei servizi che qualcuno fornisce, abbiamo perso tutta la parte nuova, la parte innovativa della rete. Senta, lei appunto, quindi, in tutto questo contesto, che ruolo si auspica che svolgano le società di telecomunicazioni? Io spero che le società di comunicazioni non si lasciano travolgere dall'affanno per fare guadagni e sfruttare, diciamo, i loro clienti, creando dei recinti stretti in cui l'utilizzo dei servizi è controllato e direttamente monetizzato. Bisogna mantenere l'apertura delle reti e lasciare la libertà agli utenti di partecipare, di inventare, di fare crescere i materiali, i contenuti, e credo che questo qui benefici comunque gli operatori che investono economicamente nell'infrastruttura, perché è il cosiddetto network effect, quindi quanta più gente c'è, tanto più il valore di una rete nasce dalla presenza di persone che scambiano, condividono e partecipano.